Sempre ridere la gente che ha l'abitudine di leggere l'ultimo capitolo di un libro prima di iniziarlo. Ma dovetti ridere di me stesso quando cominciai a scrivere la prima puntata della mia storia, perché mi è toccato arrivare al finale per poterne ricostruire il principio. Vi sembrerà una pazzia, ma forse ero un po' pazzo allora. In ogni modo, alla fine, scoprii il principio. Eravamo nella Germania occupata nell'inverno del 45. Ero leggermente brillo e me ne tornavo in caserma. Proibito l'ingresso ai militari alleati? Evviva un po' di pace, fa per me. L'ingresso. Così va meglio. Dunque, mio caro stava dicendo. Ma non a letto? Certo che ho un letto un po' duro, magari, è stretto ma comodo, però non lo so, ho una sete maledetta. Ma il cartello dice proibito l'ingresso ai militari alleati. Già, è per questo che sono entrato. Magnifici ragazzi, pieni di fegato, ma a volte le uniformi mi danno la nausea. Ma lei non può bere in questo locale. Eh? Cosa non posso bere qui? Champagne. Beh, me ne porti una bottiglia, anzi due, casomai trovassi un'anima gemella che ha sete quanto me. Oh, faccia lei. Salve! Ehi, ma dov'è la disciplina americana? Questo è inglese! Ehi, bambine! È arrivata la Befana, guardatelo, guardatelo, un vero inglese di razza pura! Ecco. Oh, è bellino l'inglesino. Ehi, ehi, calma ragazzi, ora arriva lo spumante. Che so, mi vuoi regalare una sigaretta? Sigaretta sicuro, quello che vuoi, ecco a te, ecco. Ah, tenga, a lei. Grazie. Mani a posto, ehi, una sigaretta soltanto. Robert Mitchell, è il tuo nome? Sì, bello, eh. Bello l'astuccio. Regalamelo per ricordo. No, 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 cara, è la mia arma segreta. Di un po', come sei capitato nella zona americana? Ah, è una fatalità. Io sono nato in Inghilterra, ma ho vissuto in America da bambino. E da allora voi altri mi perseguitate. Per quanto faccia, capito sempre tra voi, siete un'ossessione. Come sarebbe un'ossessione? Che c'hai tu contro gli americani? Ah, ma io niente, però i miei compatrioti mi danno del maledetto esterofilo, dell'emigrato, del figlio al prodigo. Che devo fare io? E che cosa facevi in America? Volavo. Volavi? Come? Anche da bambino? Ah, non ho fatto altro che volare. E quando avevi le fasce, che genere di macchina pilotavi? Un B-29? Ah, non avevo una macchina, volavo in proprio, senza motore, senza ali volavo. Cosa? Come ti senti, ragazzi? Sto benone. Potrei fare una volatina anche adesso, però ora non posso. E perché? Perché non posso volare coi pantaloni, ecco perché. Senti, sei grande, non può volare coi pantaloni. Forza ragazzi, via i calzoni. Ehi, ehi, un momento, andateci piano. Cari amici, siamo nel cuore della Germania occupata. I contendenti sono nel ring e l'inglese
dato a 2 contro 1. Un sinistro alla cravatta, un violento corpo a corpo e la giacca è partita. Via una scarpa, via anche l'altra. La lotta si risente. Una finta col sinistro, un destro, via, parte la camicia. Gli aggressori muovono verso l'ultima meta. La guantano, dai, 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 vogliate viva! Ehi, ehi, un momento, qua siamo in pubblico. Voi non mi credete? Niente affatto, non ti crediamo. Va bene. Fate largo, bisogno di spazio. Bravo il Vista, vista, l'inglese vuol volare! Non ci sono militari alleati qui. D'accordo, d'accordo, ma stasera chiuderete lo stesso. Ognuno rimanga al suo posto. Su, avanti, avanti, sveglia tu. Come ti chiami? Chi diavolo sei? Dove hai i vestiti? Già. Non girerai sempre in mutande, spero. Dove sei di stanza? Chi sei? Io, il mio nome? Il mio nome è... Non lo so. Non lo so. Su, avanti, non fare lo stupido. Chi sei? Non lo so. Come ti chiami? Non lo so. Dove sei di stato? Non lo so. 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 Buongiorno, vi ho portato una visita. Ecco, signorina, questo è il signor Levinsky, un asso del ricamo. Oh. Fa dei lavori stupendi a punto ombra. Le infermiere ne vanno tutte pazze. Fa dei pagliaccetti di un gusto indicibile. Sì, specialmente per le attrici del cinema. Rosa col merlettino attorno. Come questo. Lo chiamiamo raggio di sole. Ed ecco un caso molto interessante, signorina. Un esempio unico di amnesia totale, perdita della memoria. Mitchell, questa è Miss McDermott della rivista La Famiglia. Vuole scrivere un articolo. Sì, sulla rieducazione. Molto interessante. Su, avanti. Lei ha già fatto passi da gigante. Faceva la maglia ed è già passato ai tappeti. So fare l'orlo a giorno. Sarà un'ottima donna di casa quando uscirò di qui. Ma come? Non tiene a essere rieducato? No, voglio solo ricordare. Le piacerebbe non sapere niente del suo passato? Non le piace il suo lavoro? So perché ce l'hai tanto col ricamo. Non le piace il suo lavoro? Crede che io sogni di passare la vita a fare i ricamini? Non so perché ce l'hai tanto col ricamo, tu. È artistico e calma i nervi. Ci si sente più buoni. Guarda a me. Va bene, a te piace, ma con me non attacca. A me interessa da dove vengo. Trovo che lei ha ragione, signor Mitchell. Questo lo so anch'io, ma che fare? Come ha perduto la memoria? È una storia che ha veramente dell'incredibile. Lo trovò la polizia militare nella zona americana in Germania. Era svenuto e seminudo e senza un documento addosso. Mi è rimasto il nome. Ecco, si accomodi. Robert Mitchell. Il nome è senz'altro il suo, è la sua calligrafia, ma non risulta nelle liste dell'esercito. Abbiamo pubblicato la sua fotografia nei giornali e nelle riviste americane, ma nessuno ha risposto. A quanto pare lei è il campione mondiale degli orfani. Oppure una tale canaglia che nessuno vuole. Già, può darsi. Ricordo che... È questo il guaio, lo vede? Tutti i discorsi cominciano con la parola ricordo. Io non posso dirlo. E non voglio essere diverso, voglio poter dire che ricordo questo e quest'altro come tutti gli altri. Un uomo della mia età ha pure il diritto di avere un passato. Già, è successo anche a me. Mi svegliai dopo un incontro e non ricordavo neanche l'avversario. Forse sono sposato, magari con figli. Ci sono tanti padri, non potrei esserlo anch'io?
Del resto non è impossibile. Certo, senz'altro. Ma non dia retta alle chiacchiere. Le infermiere sono delle gran pettegole. Allora, permette che parli ancora a Mitchell? Ma sì, parli finché vuole. Suoni se ha bisogno di aiuto. Grazie. Non so se lei sia già sposato, ma voglio sperare che abbia provveduto. Che roba è? Un lembo del suo passato. Era nascosto nell'interno del portasigarette. Ma guarda un po'. Mi somiglia tale quale. Non è bello, non è un amore? Faresti bene a darti una guardatina allo specchio. Sono padre. Maria Severini, Roma. Jeanine Meunier, Parigi. Charlotte Schmidt, Berlino. Katalin Telek, Vienna. Becky Brown, Londra. Sono padre. Ma quelle chi sono? È una lista di nomi di donne che lei ha conosciuto, scritti su banconote diverse. Si è dato da fare, Casanova. 5 città, 5 donne, un bambino. Mi faccia vedere. Oh, lei è un angelo, ha risolto il mistero, ha scoperto me, l'uomo ignoto. Telefoni al presidente, le dica di trovare queste donne. Ma sono tutti nomi comuni. È come voler trovare Maria Bianchi o Rossi. Ce ne sono a migliaia. Bisognerebbe mobilitare la polizia, l'Interpol e il servizio segreto. Non mi importa niente, non possono piantarmi così, sono padre. Aspetti un momento. Quando parte di qui? Venerdì. Ho avuto un posto in una ditta di tappeti. Bella roba. Un uomo cerca una madre. Un uomo cerca se stesso. Trovato. Roma, Vienna, Berlino, Parigi, Londra. 5 mamme e una culla. Senta, Mitchell, avrei una proposta da farle. Tutto quello che vuole, ma mi tolga dal dubbio. Devo sapere la verità. È appunto questo che voglio. Forse si pentirà di averlo voluto. Ma la mia rivista la manderà alla ricerca di se stesso. Cercheremo queste donne, lei le incontrerà, saprà come le conobbe, qual è la madre di suo figlio e quindi chi è lei. E pubblicheremo la storia. Appuntate. Ma lei è un angelo, anzi un arcangelo, e se scopro di non essere ammogliato la sposo subito. Allora, d'accordo? D'accordo, e se per caso non rintraccio nessuno... Guai a lei! Deve stare ai patti, Casanova. Vogliamo la storia. È un bel finale. Deve ritrovare la madre di suo figlio. Mitchell, si controlli. Sapevo che l'idea le sarebbe piaciuta. Non mi piace, invece. Non mi piace affatto. Oh, sicché la trova idiota. No, proprio idiota, no. Signor Falk, stavolta mi rifiuto di cedere. Ma rifletta, cara signorina. Famiglia è una rivista molto seria e rispettabile. Come vuole che mandiamo un bel imbusto da strapazzo in giro per l'Europa in cerca del suo serraglio? Oh, lei non comprende quel ragazzo, signor Falk. Io invece lo conosco. È onesto, è per bene. E che ne sa? Che ne possiamo sapere? Niente. E chi saranno queste donne? Mo? È appunto questo il bello. Un uomo sconosciuto, solo, che parte alla volta di Roma, Vienna, Berlino, Parigi, Londra, cerca queste donne, le insegue fino a quando riuscirà a ritrovare la donna che amava, il figlio che ha dimenticato. Ma lei è impazzita. Ma crede che Famiglia, la rivista di 1 milione di madri americane, voglia rovinarsi la reputazione mandando un pazzo furioso in Europa? Crede che Famiglia accetterebbe di stampare le idiozie di un maniaco smemorato? No, cara. Le dico che ragiona come lei. Meglio. No, mi vuole offendere, ma si è detto poco fa che non ha cervello. No, ho detto che l'ha perduto. Io non faccio lo psichiatra, non mi persuade. Ha perduto il cervello, cioè la memoria. L'avverto, è meglio che questo pazzo deficiente non si illuda di carpirmi un sacco di quattrini con 4 frottole. No, signore. Quanto gli ho offerto? Faccia passare il signor Mitchell. Mi rifiuto di vederlo. Ho altro da fare che perdere il mio tempo con un impostore che... Ah. Le presento Bob Mitchell. Molto piacere, signor Falk. Le sono molto grato per quanto vuol fare. Stia bene a sentire, giovanotto. Famiglia non è una società di beneficenza. Non intendo sprecar dollari per una causa persa. Se crede che le pagherò forti somme per una storia senza capo né coda... Del suo denaro non so che farmene. Voglio solo tornare in Europa, trovare la mia famiglia e vivere in pace. E la sua rivista per me la può... Niente paga!
E perché non me l'ha detto subito? Ragioniere, le mando il signor Robert Mitchell. Deve andare in giro per l'Europa come corrispondente. Roma, Vienna, Berlino, Parigi, Londra. No, niente salario, no, solo un minimo di diaria. Mi pareva di sognare. Ero a Roma, la città eterna. All'aeroporto doveva venirmi a prendere un impiegato della rivista Famiglia. Ma non si fece vivo. Sicché decisi di prendere l'autobus. Che strana sensazione. Vedere la Roma antica confusa con la Roma moderna. Il Colosseo e i metropolitani. Gli archi dei Cesari e le automobili. Che strano pensare che in una di quelle strade forse c'era Maria che camminava pensando a me, domandandosi che cosa m'era successo. Forse il corrispondente di Roma l'aveva già trovata e lei mi stava aspettando. Se è una profuga sarà difficile trovarla, molto difficile. Ormai è impossibile rintracciare le signorine di un tempo. Non esistono più. Senti, sono Tony, scomparse tutte quante. Guarda, Tony, devo assolutamente trovarla. Te l'avranno spiegato nella lettera, no? Sì, ma non ti agitare. Prendiamo un caffè o un aperitivo e poi andremo a informarci. Buongiorno. Non è orario d'ufficio. Ma io vengo da New York. Americano? Sì. Ha perso qualcuno? Altro che. Sono straniero anch'io, profugo. Nome di suo padre? Non lo so. Ah, mi scusi. Sono cose che capitano. Non c'è da vergognarsi. Non è stata colpa sua. Scusi, non capisco. È evidente, è un argomento penoso. Già. E il nome di sua madre? Non lo so. Senta, che non sappia il nome di suo padre, lo capisco e la posso compatire, ma che non sappia il nome di sua madre, questo scusi, è impossibile. Sarà come dice lei, ma intanto non lo so. E allora non posso riempire la scheda? Cerco una ragazza di nome Severini, Maria Severini. Severini? Severini. Va bene, ora la cerco. Molto gentile. Severini, Maria Severini. Già, appunto. Severini. Salviati? No, Severini. Sì, Severini. Sì. Severini. Che succede, non la trova? Signore, ci sono centinaia, migliaia di persone smarrite qua dentro. Ci vorranno mesi, anni. La devo trovare subito. Lei è giovane, ma io no. Vuol forse farmi passare tutto il resto della vita a cercare Maria Severini? E perché la vuole? È forse sua moglie? Ah, non lo so. Suo padre non sa chi è. Sua madre non sa chi è. Sua moglie non sa chi è. Ora mi dirà che non sa lei stesso chi è. Infatti non lo so. E allora se la trovi da sé o impazzirò anch'io. Va bene. Qua, ecco la scheda. Severini, Maria Severini, chi è? Chi è? È una profuga. Tutti i nomi nell'archivio sono di profughi. E dov'è ora? Ormai non ci sono più profughi. E questo ufficio a cosa serve? Non lo so. Prima non sapevo io, ora non sa lei. Signore, lei dice che non sa nulla. Io so che non so nulla. Ma io la devo trovare. Forse è mia moglie, la madre di mio figlio. Ah, un momento. Aspetti, ho scoperto una cosa. Che cosa? Questa Maria Severini non esiste più. Come? Vuol dire che è morta. Ah, non lo so, ma come profuga non esiste più. È stata cancellata, ha trovato lavoro. E perché non l'ha detto? Perché dal momento che non è più profuga non ne so nulla. E adesso dov'è? Maria Severini, cameriera, club dello sport attivo, via delle convertite numero 3. È vicino. Magnifico, grazie amico. Thank you.
Avanti, presto. Lei è il nuovo artista, non è vero? L'americano. Sono americano, sì. È lei che balla sulle mani? No, non sono io. Maria è qui, Maria Severini. Severini? Isolina! Che c'è? Ricordi una certa Maria, una che lavorava qui? No, sono cambiati tutti. Dei vecchi tempi non è rimasta che la puzza. È proprio sicura che non la ricorda? Pensi bene, Maria Severini. Maria, Maria, e come faccio a sapere qual è quella che cerca? Ci sono tante Marie a Roma? Sì, lo so. Questa qui faceva la cameriera. Maria Severini era una profuga. Ah, sì, la ricordo. Non c'è più da un pezzo. Lo chieda alla Marini, fa la manicure. Dove? Giù, a Piazza di Trevi. Piazza di Trevi? Sì. Grazie, ora ci vado subito, grazie. Sì, conosco Maria Severini. Eravamo profughe tutte e due. Eravate profughe? Eh già, quando ci fu l'invasione ci distrussero le case. Venimmo a Roma a migliaia. Ah, Maria che fece? Abitammo insieme per qualche mese. Davamo lezioni di italiano ai soldati, soldati alleati. E adesso fa la manicure. E dov'è Maria? Non lo so. Io lavoro qui. È un posto sicuro, anche se monotono. Lei si trattiene a Roma? Forse, anche perché devo trovare Maria. Non mi può aiutare? E come faccio? Non la vedo più da parecchi mesi. Ma credo che abiti sempre lì. Via Garibaldi 42. Dove sarebbe? Al Gianicolo. Aspetti, adesso glielo scrivo. Grazie, signorina. Molto gentile. Prego. Amma, e dammeli i soldi. E piantela. Se no sbaglio tuo padre, sa? E vabbè, mo te faccio vedere. Questo vale 60 milioni. Se vinco davvero, manco una lira, vedi. Manco mezza te voglio da. In automobile voglio passare, manco mi fermo per salutarvi. E vattene, sbruffone. Perché non sono 60 milioni questi? Vedrai domani, vedrai. Tra poco avrei incontrato Maria. Avrei finalmente saputo qualcosa del mio passato. Ma una strana sorpresa mi aspettava, sorpresa che non avevo davvero previsto, sotto forma di un rappresentante della legge. Dunque, Aldo Mazzetti, sei in arresto. Sapevo che prima o poi saresti arrivato. Qui c'è un equivoco, ero venuto a cercare Maria Severini. Anch'io, e ho trovato tutte e due. Maria Severini, avanti. Ah! Siete entrambi in arresto, per furto, incendio doloso e truffa, avanti. Senta, maresciallo, lei sbaglia di persona. Se lei è Maria Severini, gli dica chi sono, e lo dica anche a me. Non lo so. Ma non è Aldo mio. Ma se voi non siete Aldo Mazzetti, chi siete? Non lo so, sono un americano, ero venuto a cercare... Verrete in prigione con me e poi ne riparleremo. Sta facendo un grosso sbaglio. L'ho già detto a questo qui che commette un grosso sbaglio. Il mio Aldo è innocente. Aldo? Oh, santi numi, chi è Aldo? Un mascalzone. Poveretto, è il mio bambino. Ah, vede, è il suo... Il nostro! Il più caro figliolo del mondo. E gli voglio bene. È tanto buono. Non è colpa sua se il tassì è distrutto. L'ha incendiato lui, dolosamente. Andiamoci piano, i bambini non incendiano le automobili. Su, cara, raccontaci tutto dal principio. Domenica scorsa, come tutte le domeniche, ci recammo allo stadio per assistere alla partita di calcio Roma-Lazio. E come sempre Aldo e io speravamo in un colpo di fortuna che potesse cambiare il nostro destino. Lui aveva riempito la solita schedina del Totocalcio e ne aveva fatta riempire una anche a me. Dopo la partita... I punti sul Tevere erano gremiti, processioni e comizi. Io sono figlia di Maria, ma Aldo è comunista, è autista di piazza. Solo i ricchi possono prendere il tassì e Aldo odia i ricchi. A un tratto, mentre seguo la processione, vengo afferrata e portata via. Che bella storia. Adesso dice che l'hanno rapita. Ma non m'hanno rapita. È stato il mio Aldo a portarmi via. Oh, incendia i tassì, guida i tassì, in nome del cielo, quanti anni ha Aldo? È giovane, appena 25. Oh. Era venuto a prendermi perché dava una gran festa. Aveva fatto 13 al Totocalcio. Era diventato ricco, quindi non era più comunista. Aspettate un momento, prima c'ho da regolare un punticino con qualcuno. Adino! Forza Dino! Dai, fuori! Fatti!
Mari, io sono stato molto malato e faccio fatica a pensare. Che c'entro in questa storia? Signore, vi chiedo scusa. Vi avevo scambiato per Aldo Mazzetti. Potete andare quando volete. Oh, grazie mille. Ha ammesso il reato. Spiegherà al giudice perché l'ha commesso. L'ha bruciato perché lo odiava. Credeva che ormai fossimo ricchi. Non c'era più bisogno del tassì. Ma avrebbe sposato e avremmo vissuto felici. Invece trasmisero le notizie sportive. Centinaia di persone avevano fatto 13. Aldo non aveva vinto 40 milioni, ma solo 30.000 lire e aveva bruciato il tassì. E ora siamo rovinati. Sono dolente. Dispiacentissimo, ma il dovere è dovere. Che cosa vuol fare? Non mi vuol dire dov'è Aldo Mazzetti e la porto in prigione. Ma non può portarla via, devo parlarle. Senta, mi chiamo Bob Mitchell, sono corrispondente di una rivista. Penserò io a tutto, pagherò per il tassì. Quanto costa? 300.000 lire. 300.000 lire? Questo è il prezzo. Ma io mi chiamo Mitchell, non Marshall. Ma bene, lo pagherò io, cioè lo pagherà il direttore della rivista. Riferirò la sua proposta. Buongiorno a lei e buona fortuna. Maria, guardami, mi hai mai veduto prima? Mi chiamo Bob Mitchell, ero un soldato americano a quanto pare. Cerca di ricordare, Bob Mitchell, un soldato. Guarda, questo è il tuo nome. Quando e dove l'hai scritto? Chi sono io? Ora rammento tutto. Sì, lei era un soldato. Sì, lo so, ma chi sono? Che genere di soldati? Oh, eravate in tanti, migliaia, tutti liberatori. Ma di lei mi ricordo. Venne da me per un'ora. E andò via senza pagare. 1.000 lire. Oh, me la squagliai, eh? Oh, era molto simpatico, ma era così impacciato. Come? Non abbiamo combinato niente. Si vede che ero giovane e innocente. No, era zuccone. Non so proprio come abbia fatto poi a imparare l'italiano. L'italiano! Mi disse che voleva 5 lezioni a 1.000 lire l'una. Venne una volta e poi non si vide più. E non mi pagò le 1.000 lire. Scusami tanto, Maria. E scusa il disturbo. Vieni. Grazie. Grazie d'aver pagato per il tassì. Era un modello molto vecchio. Per quello è costato poco. Beh, questo lo dici tu. Di Aldo che faccia pure il comunista, anche se vince al totocalcio. Neanche Truman vorrà convertirli a 300.000 lire l'uno. Nemmeno Baffone. Arrivederci. Lire. Quell'uomo non solo è un pazzo, è un criminale. Gira per l'Europa e dà fuoco alle macchine. Non ha bruciato il tassì, lo ha solo ripagato. E che mi importa chi l'ha bruciato? Il denaro è il mio. Ma l'ha fatto nell'interesse del giornale. Ha un cuore d'oro. Ha reso la felicità a 2 innamorati. A 1 milione di americani ha portato la gioia. No, la smetta, io il giornale devo venderlo, non comprarlo. Se questo deficiente distribuisce aiuti come il piano Marshall, finirò sul lastrico. Io sono fiera di Mitchell. Fiera d'averlo scoperto. Ehi, che c'è fra voi due? Nulla, assolutamente nulla. Ma è un uomo straordinario. Se lo tolga di mente. Quell'uomo sta cercando la moglie e il figlio e deve trovarli. Deve mandare un messaggio di fede a 1 milione di lettori. Il vero amore trionfa su tutto. Anche se duro è il cammino, la felicità è la meta luminosa. Che sdolcinature, persino per noi è troppo. Però è questo il finale che voglio. Venderò il soggetto a Hollywood. Altro che la storia di un uomo che rientra in seno alla famiglia che ha perso. Un monumento alla felicità coniugale. E se lo ama, peggio per lei. Il mio interesse per Mitchell è solo professionale, signor Falco. E va bene, veda di non cambiarlo. Non lo devo cambiare.
Sagen Sie mir bitte, wo ist der Nummer 18? Sei viennese tu? No, e tu? No. E di dove sei? Los Angeles. Ma davvero, sono americana anch'io. Di Los Angeles? No, io sono di New York. Ah. Ho capito. Mi sapresti dire dov'è questo numero? Laggiù. Fräulein Katalin Telek abita qui. Was wünschen Sie? Fräulein Katalin Telek. Fräulein Telek? Ja, die wohnt hier. Danke. No, 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 no. Sie schläft. Sie schläft. Schläft. Ah, dorme. Ja, ja, kommen Sie vielleicht später. No, non più tardi. No, adesso. È molto importante. Dringen. Dringen? Kommen Sie rein. Warten Sie einen Moment, ich werde Sie rufen. Wie heißen Sie? Hm? Name? Le dica Mitchell. Bob Mitchell. Was? Ecco, le dia questo. Es ist ein Herr draußen. Er sagt, es ist dringend. Hier ist seine Visitenkarte. Wer ist das? Sag ihm, dass kein Fräulein Telek hier wohnt. Das ein Irrtum ist. Uno sbaglio. Uno sbaglio. Fräulein Telek wohnt nicht hier. Nicht, Fräulein Telek. Mistake, bitte. Mistake. Ah, ho sempre pagato per i miei sbagli. Mm. Was wünschen Sie? Mi scusi, io non parlo tedesco. Vorrei vedere Katalin Telek. È lei, non è vero? Le ho già fatto rispondere. La prego di andarsene. E subito. Sono venuto da molto lontano per vederla. Ha sentito quello che ho detto? Mi lasci stare. Vada ora. Non andrò finché non le avrò parlato. È molto importante. Non ho nulla da dirle io. È venuto a fare la spia. Cerco qualcuno che mi conosca. Ho il suo nome qui. Sarà un ricordo, Katalin Telek. Ci sono tanti Telek a questo mondo. E tante calligrafie. Ma questo l'ha scritto lei. Mi conosce, m'ha visto prima d'ora. Che cosa vuole lei da me? Chi sono io? Che cosa facevo? Cosa vuol dire? Lei è Bob Mitchell. Uno dei soldati che vennero a Vienna alla fine della guerra. Ma che genere di soldato? Che grado? Che amici avevo? Non lo so. Lei era ufficiale pilota. Ci incontrammo, uscimmo assieme. E non le ho mai detto di dov'ero? Non le ho dato un indirizzo? No, non so altro sul suo conto. La prego, se ne vada. Katalin, ti prego, comprendimi. Ho avuto un incidente, ho perso la memoria. Non ricordo niente. Beato lei. Non posso aiutarla. È una perdita di tempo. Ripensa a quel periodo. Dove ti conobbi? Qui? No, non qui. Ero studentessa d'arte a quell'epoca. Mi dicesti che eri solo.
mi invitasti fuori e andammo tutti insieme. Tu ed io, mia sorella e suo marito. Andavamo spesso a ballare e bere vino da Eringen. Eri divertente, scherzavi e dicevi di essere un artista. Un artista? Che genere d'artista? Ah, non lo so. Forse lo dicevi per scherzo. Dopo qualche giorno, a un tratto, andasti via. Ecco tutto. Non c'è stato altro. Capisco. Nient'altro. E che... che tipo d'uomo ero? Ti trovavo molto simpatico. Ti dispiace pensare che ti piacevo? No, lo ricordo volentieri, ma tanto che importa. Vestiti, Kathleen, andiamo fuori. Torniamo dove si andava a bere e ballare. Forse mi aiuterà a ricordare. No, no, non devono vedermi con te. Perché? Ti trovi in difficoltà? Posso aiutarti ai debiti? No, è una cosa molto più grave. Vedi, io sono ungherese, profuga, senza documenti. Mia sorella e suo marito erano nella stessa posizione. Chiedevo solo di lavorare, di vivere onestamente. Ma volerlo non basta. Bisogna anche avere un passaporto, un permesso di lavoro. Senza documenti si è reietti. Ci sono alcuni locali che chiudono un occhio. E in uno di questi, mia sorella ed io lavoravamo. Era un locale notturno. Che bella vita si faceva. In compagnia di borsari neri che volevano scialacquare i facili guadagni fra spumante sintetico e musica di quart'ordine. Ci guadagnavamo la vita inducendo i clienti a bere. Odiavo l'alcol a quei tempi. E odiavo gli uomini con cui mi toccava bere. Sembra strano ora, vero? Non ero molto disinvolta, ma volevo vivere. A volte un cliente protestava. Avevo ordinato 5 bottiglie di spumante e non m'ero tolta neanche i guanti. Ogni tanto veniva la polizia, la solita storia. Documenti, documenti, documenti. Una mia collega aveva rimediato un passaporto che ci passavamo l'una con l'altra, ma diventava sempre più rischioso. Mio cognato decise di procurarci documenti falsi per poter lasciare l'Austria. A volte era presente quando veniva la polizia, ma le visite divenivano troppo frequenti. Spesso chiudevano un occhio se erano guardie austriache. E respiravamo. Ma il rischio era troppo. E tua sorella e suo marito? Mio cognato andò dall'uomo che gli aveva promesso i documenti. Era una trappola. Non l'abbiamo più rivisto. E dov'è ora? Quando l'hanno arrestato? E il processo? Arresto? Processo? L'hanno rapito, deportato. Forse sarà ai lavori forzati in qualche campo. Oh, è morto. E lei? Tua sorella? Maria si è uccisa. Io non ne ho avuto il coraggio. Ed eccomi qui. Kathleen, io voglio aiutarti. Ti prego, Bob, lasciami ora. No, non mi persuadi. Lascia che ti porti via. Mi pare che tu abbia paura. È la tua immaginazione. Non ho nulla da temere io. Sto benissimo qui. Ho da bere, ho la musica. Posso ballare. Che cos'è? C'è qualcosa che mi nascondi. Perché non puoi uscire? Per i documenti? Non è solo...
Hello? He got the telegram. Katalin Bubushka, weißt du, ich hab was Dummes gemacht. Ich hab meine Identitätssachen bei dir gelassen. Auf dem Tisch, glaube ich. Einen Moment, Jan. Ich werde suchen. Alles in Ordnung, Jan. Die sind hier. Na also, gut, gut. Wird sofort kommen. Ja, Katharina, hast dich noch gern was? Das weißt du schon. Ich warte auf dich. Hai sentito? Sì, ma non ho capito. Per questo sono salva. Maria è morta e suo marito è morto, ma io sono viva. Il mio amico è un pezzo grosso. Katalin, che posso fare per te? Non puoi far niente, Bob. Mi puoi sposare? Fare di me la signora Mitchell, cittadina americana con documenti in regola, che possa vivere come un libero essere umano? Devi andare ora. Lo sto aspettando. Se ti vede... un americano. È inutile. Senti, Katalin, io scrivo su una rivista americana che ha milioni di lettori. Se racconterò la tua storia, posso quasi prometterti che verrà pubblicata. E se molte persone la leggeranno, forse potrai ottenere il passaporto di un paese libero. Il passaporto di un paese libero. Lei mi dà un passaggio? Wo wollen Sie hin, Mister? Che ha detto? Dove volere andare? Ah, un momento, ho qui un foglietto di carta con sopra il nome della strada. Kneip, non so che. Kniproller Straße 70. Sì, sa dove si trova? Steigen Sie mal in, ja. Mi ci può portare? Wunderbar, wunderbar! Cos'è successo? Platpin. Platpin? Ma cos'è Platpin? Gomma. Ehi, giovanotto! Conosce la famiglia Schmidt? Knieperoller Strasse. Non vi rivolgete a me. Eh? Perché? Chi è lei? Io sono il Führer del Reich. Che ha detto? Ehi, ragazzi! Sapete per caso dove abita la famiglia Schmidt? Lì di fronte! Herein! È questa la famiglia Schmidt? Bob! Bob Mitchell! Caro! Finalmente è ritornato! Sono il fratello di Charlotte. Ho aspettato a lungo la sua visita, signor Mitchell. Così ora li conosci tutti. Il nonno,
La nonna, mamma e papà. Sei willkommen, mein Sohn. Dice benvenuto, figlio mio. E questa è mia cognata. Saludaccio, un fio von ihm gesprochen. Dice che ho tanto parlato di te. Se n'è andato via così improvvisamente? Sì, sei entrato nella mia vita. Mi hai dato la felicità e sei partito. Non capisco proprio come ho potuto. Incontro una donna. E poi succede quello che succede e io me ne vado senza fiatare. Perché l'ho fatto? Oh, il mondo era pazzo. Come? Quando? Dove? Bob, non dire che non ricordi. No, niente. E allora perché è ritornato? Per scoprire chi sono, che tipo di uomo ero. Adesso non ricordo più nulla. Su, raccontagli tutto. Come hai potuto dimenticare? Era il giorno della parata nazista. La Gestapo mi cercava. Avrei dovuto star nascosto. Invece uscì. Warum grüßen Sie nicht? Verweigern Sie den deutschen Gruß? Wo sind Ihre Papiere? Zeigen Sie Ihre Papiere. Name. Ma zeigen Sie! Ehi, che cosa vuole lei? La signora è mia moglie, è americana. Americana? No, ja. Ah, Sie sind eine Amerikanerin. Entschuldigen Sie bitte. Prego, vieni. Los, weiter, los! Schnell! Bob Mitchell. Charlotte Schmidt. Grazie. Prego. Lei salva sua moglie dalla morte? E poi l'abbandona. Non va mica bene. Sì, devo essere stato veramente un mascalzone. Ma voglio riparare. Vuoi venire in America? Nach America? Vorrei tanto, Bob. Ma non posso lasciare la mia famiglia. Pensa ai bambini. No, non ci siamo. Cara, quando hai detto che ci siamo veduti? Prima della guerra. Prima della guerra? Oltre 10 anni fa? Rispondimi francamente, di chi è figlio? È figlio mio. E di mia moglie, si intende. Bob, ma che ti era saltato in mente? Scusa, Charlotte, ma quando un uomo vive a tentoni come me, diventa meschino e sospettoso. Ma questo di chi è? Devo saperlo. Non è uno dei miei. Come sarebbe non uno dei tuoi? Io ho parecchi bambini, non dirmi che non ricordi. Tutti magnifici ragazzi. Scusatemi, ma sono malato. La testa non mi funziona. Andiamo dai ragazzi. Saranno felici di conoscerti. Già, questo lo immagino. Abbiamo tanto parlato di lei. Speriamo che abbia del kaugummi. Cos'è? Kaugummi, gomma americana. Per loro è il regalo più gradito. Ah, sì, sì, naturale. Charlotte, quanti sono? Una dozzina. È impossibile. Ah, ti prego, Bob, non ti rendi conto della tua forza? Una dozzina? Me ne accorgo ora. Ma quanto siamo stati insieme? Oh, solo un giorno. Quel giorno che mi salvasti dal campo di concentramento. Mi lasciarono quando dicesti che ero tua moglie. Quel soldato ci ha creduto che eravate sposati. Se n'è andato senza neanche fiatare. Sì, sì, questo lo so. Ma che cosa facevo? Non sai che impiego avessi? Oh, non lo so. Eri qui di passaggio. Ah, ero qui di passaggio, c'era da immaginarselo. Non ero che un vagabondo. Vagabondo? Questa è buona. Ti prego, vieni a vedere i miei bambini. Non ho ancora ottenuto una scuola per loro. E faccio scuola mentre giocano. Oggi stanno giocando alla cancelleria dove t'ho incontrato. Vogliono l'aquila d'oro di Hitler. Credo non sia d'oro vero. Arrivederci. Das ist heute, wenn ich hier war. E questo è il famoso balcone da cui parlava il foco. È un mucchio di calcinacci. Il balcone era come l'aquila. Riluceva di fuori, ma in fondo era di calcinacci. Sheep. 20 sigarette. 10 sigarette. Ora gli uomini che credettero in lui, che accorsero ad ascoltarlo, vendono i suoi distintivi e i suoi libri. E lo deridono per nascondere il loro passato. Che cosa vogliono?
rifarti la storia di un giorno alla cancelleria. Ah. Yes, mister, but if you will see a day in the Reichskanzlei, you must pay. Eine Kleinigkeit. Cos'è Kleinigkeit? Un po' di denaro. L'immaginavo. Non si scappa, Bob. Bene, ragazzi, eccoci qua. Sembra incredibile che nulla sia rimasto di un'epoca così vicina. Rimangono solo i giochi dei bimbi. Il passato non li disturba, lo considerano uno scherzo. Le macerie non li impressionano, non conoscono altro. Sono figli delle rovine e tocca a loro ricostruire. Che cosa ricostruiranno? Non lo so, Bob, ma li porto qui perché imparino. Un mondo diverso, un mondo onesto e leale. Per uomini onesti, un mondo di pace. Non un mondo di tristi fantasmi, come è adesso. Abbi fede e riuscirai. New York, qui Berlino, un minuto, prego. C'è la comunicazione, signor Mitchell, cabina 1. Grazie. È la mia editrice, un vero angelo. Parlo con la rivista Famiglia? Sono Mitchell. Parla Miss McDermott. Leslie, che gioia risentirti. Non farmi il sentimentale ora e non gridare. Dove sei? Sono al Circolo Americano della Stampa. Sai chi è qui? Qui vicino a me? Chi? La ragazza che stavo cercando, Charlotte. Ti piacerà, sai. Abbiamo passato la giornata coi bambini, vedessi che cari. Ma bravo. Hai finito le tue peregrinazioni. Complimenti. Pubblicheremo un numero straordinario. Buona fortuna. Ehi, un momento. C'è oltre 1 milione di americani che aspetta questa notizia. Che attende con ansia la tua felicità. Ora ti passo all'ufficio stenografico. Da loro tutti i dettagli. Passi il signor Mitchell all'ufficio stenografico. Pronto, famiglia. Meridia Miss McDermott. Sì, penso ad aver finito, ma le devo ancora parlare. Cosa è successo? Ah, non lo so, ci hanno interrotto, pare. Mi ripassi Miss McDermott. McDermott, New York, famiglia. Leslie, hai capito male, non sono sposato. Tu. Senta, Mitchell, la nostra è una rivista per bene. I dettagli del suo avventuroso passato non ci interessano. Lo dirò al signor Falk, l'argomento è chiuso. Ma tu mi vuoi rovinare? Non sono bambini miei, ancora non so chi sono. E allora che aspettavi a dirlo, stupidone? Continua a darti da fare. Devi trovare tua moglie. Ora va a Parigi. E se non hai fortuna lì, il signor Falk vuole che io vada a Londra ad aiutarti a trovare Betta Brown. Anche se dovesse costarci 1 milione, hai capito? Sì, ho capito. E vada, devi cercare una sola ragazza a Parigi. Non darti alla pazza gioia. Aspetta un momento. Passi il signor Mitchell all'ufficio. Parla con loro. Arrivederci. Ciao. Rue Chevalier de la Tarche. Chevalier de la Paz, s'il vous plaît. Oui, Chevalier de la Paz.
Salve, buongiorno. Oh, buongiorno. Vorrei parlarle un momento. Ho una barba da finire, un taglio di capelli al bambino e tocca a lei. A me basta un minuto solo, sa? Sì, ma faccio presto, faccio prestissimo, 20 minuti al massimo. Guardi, è una cosa importante, è una questione molto urgente. Sì, un momento. Francesco. Ah, ecco qua, ecco. Oh, perdoni. Sì. Un minuto. Annetta! Che c'è? Vieni giù a darmi una mano un momento, c'è un cliente che ha fretta. No, non ho tempo, ora ho da fare. Ma ha detto che è urgente. Digli che ripassi domani. No, vengo su e ti faccio vedere io. Non voglio di sentirti strillare e poi dici che i vicini protestano. Non mi riesce mai di finire il bucato. Anche mezz'ora fa mi hai fatto venire giù per una stupidaggine. Se credi che lasci stare il lavoro di casa per far piacere a te, ti avverto che ti sbagli di grosso, caro mio. Ma dovrei forse mandare via i clienti. Poi alla fine del mese i quattrini fanno comodo anche a te, eh? Oh, secondo te quassù il pane non me lo guadagno, eh? Che c'entra? Ma devo mandar via un cliente nuovo? Sì. Ah, adesso te la sbrighi con lui. E se andremo in rovina, ricordati che la colpa è tua e non mia. Lascia che parli lui, visto che è salito fin qui. Scusi, sa, ma mio fratello ha un così brutto carattere. Oh, per carità, cerco Mademoiselle Jeanine Meunier. E per questo mi vieni a scocciare. Chi cerca? Jeanine Meunier. E tu volevi per forza che gli facessi l'unghie. A me non ha detto niente. Grazie. Coraggio, prenda il pacchetto. Oh, no, grazie. Non siamo alla liberazione. Ora siamo discreti. Mi dica, dov'è Jeanine? Non è in casa adesso. Io sono Annette. E lei? Mitchell, Bob Mitchell, piacere. Bellissima. E le unghie? Ma che unghie se vuole Jeanine? Vieni subito qui. Ma cosa ti permette di fare? Sei matto? Ah, la piccola Jeanine è molto bella, non è vero? Lei la trova cambiata? Ma io non so, forse non la conosco abbastanza per dirlo. Lei è molto discreta. Già, dov'è Jeanine? Non mi ha mai detto niente, ma io ho intuito che aveva un amore segreto. E avevo ragione. Scusi tanto, ma non la capisco. No, oh, è molto semplice. Una sera le lessi l'avventura. Insomma, le feci le carte e le dissi: tu aspetti un uomo, il tuo cuore soffre. È giovane, americano e in più è bello, ricco, hai tante. Allora non si tratta di me, non ho queste qualità. Oh, sciocchezze, non è americano lei? Gli americani sono tutti ricchi. Oh, del resto che cosa vuole che importi a Jeanine? È l'amore quello che conta, signor Mitchell. È certa che io sono l'uomo atteso? Ma senza dubbio. Quando le ho descritto l'americano delle carte, ha sospirato. Così, l'amore non sbaglia mai, signor Mitchell. Mitchell. Ah, oh, la mia Jeanine, come sarà felice. La deve portare fuori stasera in un posto di lusso. Da Carrère. Champagne, musica. Ma non si potrebbe trovare un localino meno grande? Oh, povero Jeanine, a lei piace tanto il lusso, lo sfarzo. E insieme sarete una così bella coppia. Come sono felice per voi. Senta, non potrei parlarle prima. Per carità, il vostro è un grande amore. Deve essere una sorpresa per Jeanine. Ma non vorrei che si illudesse sul conto mio. Un cuore di donna non sbaglia, lasci fare a me. Allora, Carrère, alle 8, champagne, Jeanine l'aspetterà. Arrivederci, ho tanto da fare. Ma lei crede che mi riconoscerà? Ma naturale, vi riconoscerete tutti e due. Porterà delle rose rosse qui, vicino al cuore. Nel linguaggio dei fiori sono simbolo di amore. E vada, signor Pickel. Ma no, Rickel, Mitchell. Mitchell, e badi bene, alle 8, Carrère, champagne. Jeanine l'aspetterà. Au revoir. Pronto? Per favore, l'ufficio centrale della metropolitana. Pronto? Pronto, vorrei parlare alla signorina Jeanine Meunier, per favore. Jeanine Meunier. Mi dispiace, ma è proibito agli impiegati ricevere telefonate. Ah, chiedo molte scuse, ma sua madre è molto grave. Ah, in tal caso gliela chiamo. Un momento, prego. Jeanine. Signorina Meunier, la vogliono al telefono.
Ecco, ora arriva subito. Eccomi, sono qui. Signorina, non si agiti, ci sono brutte notizie. Si tratta di sua mamma. Pronto? Pronto, Janine? Sì, che cosa vuoi? Stasera esci, hai un appuntamento. Sei pazza? Pazza, no, ma emozionata, sì. Bada di non far capire nulla al principale. Gli ho detto che tua madre sta male. Dice che mia madre ha avuto un incidente. Si può sapere di che cosa si tratta? Ah, mi pare proprio di sognare, sai. Un tuo antico ammiratore, un ricco americano, è venuto a chiedere di te. Ah, che simpatico! Credo che ti voglia sposare per portarti in America. Si chiama Minkel. È un generale, mi sembra. Gli ho detto che questa sera l'aspetti da Carrère. Che cosa? Oh, ma tu sei pazza, Annette. Io non so chi sia questo dottore, non lo conosco. E per l'abito, non preoccuparti, lavoro nella migliore casa di moda di Parigi, lo sai. 42. Presto, spicciati! Oh, finalmente è arrivato! Ecco, guarda! Oh, Che meraviglia! Che lusso! Credi che mi starà? Oh, ne sono certa! Ma è troppo elegante per me. Ma sei pazza! Per il tuo americano devi essere bellissima. Farà girare la testa a tutti. Ah, come sei bella! Janine, divertiti, cara, e non tornare troppo tardi. Oh, attenta al vestito, eh? Divertiti! E buona fortuna! Grazie infinite! Ehi, ehi, ehi! Un'ombra di profumo. Arrivederci. Arrivederci. Usa volé, mon joli, le rêve au coin des rues. Ils sont partis avec celui qui ne s'en souvient plus. Autant de monde et vont là-haut, toujours les beaux nuages. Autant de monde et vont les flots qui fuient loin des rivages. Où s'en vont tous nos chagrins dans le matin qui pleure? Ils sont restés, c'est le refrain que je garde au fond. Lei è Janine Meunier? Sono Bob Mitchell. Ma non si chiama Minkel? No, Mitchell, ma sono io che l'aspettavo. Oh, ma certo! Bob Mitchell! Appunto. Oh, che cosa buffa! Davvero? Bob Mitchell. Vuol togliersi la pelliccia? Ma non credo ai miei occhi. Champagne? Voglio subito spiegarmi. Le devo fare una domanda molto seria.
Lo so. Annette me l'ha detto. Vorrei sapere se... se noi due siamo sposati. Perché, vede, non me lo ricordo. Oh. Ora ride di me? No, no, rido di me. Di lei? E di Annette, è così romantica. Credeva che lei... Non pensa che all'amore. Io ti amo, tu mi ami e così via. E perché no? Può anche darsi. Oh, ero ancora una ragazzetta con le treccine. E lei mi promise che un giorno sarebbe tornato per sposarmi. È questo che mi interessa. L'ho fatto? Allora era presto. E ora forse è tardi. Pure sono qui. Sì, ma non sono io quella che cerca. Gianini, io cerco me stesso. Forse mi puoi aiutare. Mi racconti di me, del mio passato. Era la liberazione. Lei era un aviatore, un eroe. Mi diede il suo autografo e io le diedi il mio. Su biglietti da 100 franchi. E lei disse che sarebbe tornato alla fine della guerra. E ha tenuto la promessa. Ma chi ero? Un soldato, come tutti gli altri. Era in una gita che andava su al fronte. Lei prese il mio foglio e mi firmò il suo e scherzò un pochino. Ecco tutto. Non c'è stato amore. Lei è una cara ragazza, un po' strana. Mi dica, che mestiere fa? Ecco, durante la guerra controllavo le tessere e lo faccio ancora. Le tessere? Ma la guerra è finita. Siamo a Parigi. È vero, siamo a Parigi. Beviamo dell'altro champagne. Cameriere? Oh, no, no. Bagliano. Oh. Sono desolato, signorino. Guardi che ha fatto. Ah, oh, Dio mio, non andrà più via. Sta zitta e lascia fare agli uomini. Ma lo conosco, quel tessuto. Non si snacchia. Che importa? Già, non è roba tua. Quasi impari a impicciarti dei fatti altrui e a organizzare unioni internazionali e serate mondane da carrera. Oh, hai ragione, tesoro mio. Oh, lascialo stare o finirà per farci un buco. Oh, sta zitta tu, sta zitta. E ora il mio vestito chi lo paga? Non mi importa del vestito, voglio ballare ancora. Devi dire al tuo Bob che lo ripaghi. Ma Bob non ha denari, non è altro che un povero giornalista. E io da domani sarò una povera disoccupata, perché perderò l'impiego, hai capito? È per colpa tua. Annette, non è possibile. Silenzio, signore. È tutto accomodato. Oddio. Però la macchia non c'è. Dov'è la sciarpa? Oh, che vestito delizioso, ma che idea originale. Lo compro senz'altro. Ah, grazie, compresa. È di un gusto unico. Ehi, Janine! Presenta lì. Presenta lì. Che cosa fa lei qui? Un momento, prego. Gliel'ho detto, mi pare, che controllavo i biglietti, no? Sì, lo so, ma... Siamo a Parigi. Oh, faccia presto o perderai il treno. Buona fortuna, Bob. Addio. Addio, Janine. Buona fortuna. Oh, i biglietti!
E si ricordi la coincidenza alla Concorde. Va bene, arrivederci e grazie. E coraggio, Bob. Sono sicura che la troverà un giorno. Grazie, addio. Mi chiamo Mitchell, mi hanno prenotato una camera. Signor Mitchell. Sì. Bene, eccolo qua, il nostro allegro giramondo. Oh, guarda chi c'è. Salve, ti ricordi di me? Altro che, finalmente una donna di cui mi ricordo. Oh, cosa nuova. Ti presento Quinto Wilmot, è l'editore inglese della nostra rivista. Molto piacere. Lietissimo. Vogliamo andare di sopra? Sì. È mai stato a Londra? Che ne so io. Ah già, è stata una domanda stupida. Ma finiremo col ricostruire l'intera faccenda. E avete trovato Betta Brown? Non ancora, ma la troveremo. Purtroppo ci sono parecchi Brown a Londra, sa? Sì, lo credo. Potevo almeno fare la corte a una ragazza che si chiamasse Anastasia Parallipomeni, così si trovava. Accidenti, che eleganza. Il vecchio Falk si vuole rovinare. Quanto credi che ci vorrà ancora? Dammi un po' di tempo, sono qui da appena un giorno, Bob. E quanto ha lavorato? Sta tranquillo, Bob. Ho messo su una campagna pubblicitaria che ti farà cadere al più presto Betta Brown fra le braccia. Sul serio? Giornali, manifesti, volantini, persino la radio. Stia a sentire. Qui la radio inglese. La rivista Famiglia, il vostro periodico preferito, si rivolge oggi a una donna sola, a Betta Brown di Londra. Ricordi Bob Mitchell, Elisabetta? Bob Mitchell, uno dei tanti ragazzi americani che vennero in Europa a combattere per la libertà. L'uomo che perse la vita senza morire. E non è uno scherzo, Betta, perché Bob non ricorda più nulla del suo passato. Sa soltanto che tu gli scrivesti il tuo nome su un biglietto da una sterlina e forse gli desti la fotografia di un bambino ricciuto. Sì, Elisabetta Brown, tu sola al mondo puoi risolvere il mistero più appassionante del nostro dopoguerra. Il mistero di Bob Mitchell, pubblicato nel numero di questa settimana della rivista Famiglia. I nostri uffici di Londra aspettano ansiosamente una tua telefonata. Le va? Non mi piace. Cosa? Per te non è che una storia da pubblicare. Vendi un milione di copie e accidenti al sentimento. Tu dimentichi che la nostra rivista ha speso un bel capitale per risolvere il tuo problema. Sì, sì, lo so, e vi volete rifare. L'interessante è di arrivare in fondo, ma che sei, una donna o una macchina da stampa? Ma si calmi, le sue osservazioni sono ingiuste. Va bene, sono ingiuste, ma credete che voglia servire ad aumentare la tiratura del vostro fogliaccio? Sta tranquillo, non c'è bisogno del tuo aiuto. Ma quando la macchina avrà trovato la tua adorata Betta, e ti giuro che proprio non ne vedo l'ora, farai meno il difficile circa i sistemi adottati. Sono Betta Brown. C'è il signor Mitchell, per piacere? Betta Brown? No, no, mi rincresce, ma il cronista non c'è. Esigo di parlare con il cronista. Parla Betta Brown. 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 Pronto? Ma che c'è? Che è successo? Non ne posso più, signor Wilmot. Cosa le ha preso? A quanto pare vuole andarsene. Perché? Sto diventando pazza. Da quando è arrivata lei, signorina, non sento altro che migliaia di Betta Brown. Betta Brown, Betta Brown, Betta Brown. Tanto meglio. È orribile. Lei non ha idea delle minacce, degli insulti che mi dicono. Non ho un momento di pace. Oh, non pianga, è ancora per poco. La troveremo presto. Come si chiama lei? Brown. Betta Brown. Oh, no. E allora si mette in coda. Ecco quello che volevo farle vedere. Venga. Guardi un po'. La sua Betta è laggiù, in mezzo a tutta quella folla, dunque si calmi. Appena si sarà trovata, pubblicheremo l'ultimo episodio e tanti saluti. Tanti saluti. E darò le dimissioni anch'io. Sono stanca di Betta Brown. Non mai quanto me... Odio questa crociata,
Odio Betta chiunque sia. E allora perché è venuta fin qua a mettere tutto sul sopra per trovarla? Perché sono una giornalista. E se comincio un lavoro mi piace finirlo. Del resto non mi importa niente se è sposato. E la smetta di piagnucolare. Detesto le donne che non sanno controllarsi. Non spinga, che c'è tempo per tutte, signora. Signora, sono una signorina, Betta Brown. Una fotografia? Guardate l'uccellino, bambina. Scusi, Miss Brown, voglio raccontarmi la sua storia. Sono del mondo illustrato. Spacciato. Un soldato americano, ma non ne sai il nome? Io lo chiamavo Miccio. Ma eravate fidanzati? Si dice sempre così. Oh, ma qualcosa dovrà pur ricordare. Di che colore aveva i capelli? Ma veramente non saprei. Avevi il berretto. Il mio comitato è convinto che questo infelice giovanotto sia la reincarnazione del Pandit Gram Chundra. Il Pandit, si sa, decedette durante la carestia, ma prima di morire promise che sarebbe tornato per ricondurre il mondo al suo culto. Ma Miss Brown, Bob non è che un semplice soldato americano. Ah, per lei forse lo è, ma le vie del Signore sono misteriose. Dunque, mi raccomando a lei, gli dia il volumetto, glielo faccia leggere e mi telefoni immediatamente. Al Tempio dei Sette Mondi Beati, alla circonvallazione sud. Sì, stia tranquilla. Ah. Mi pare si chiamasse Mitchell, ma avevo bevuto 10 martini. Ma non le diede qualcosa per ricordo, non so, una fotografia? Mi diede 6 paia di calze nylon. Sono Wilmot, ha scoperto niente? Sì, ho scoperto che munizioni usavano i nostri soldati quando erano in licenza. Avanti. E questo è l'ufficio di famiglia? Sì, signorina, ma sono usciti tutti. Vorrei vedere Bob Mitchell. Non è lei sola. Provi a ritornare domani. Dove posso trovarlo? A che albergo sta? Non glielo posso dire, è proibito. Sì, ma devo fargli vedere una cosa. Questa l'aiuterà a ricordare. Mi dia il suo indirizzo. Mi dispiace. Gliela vuol portare lei? Prego. Va bene, me la dia. Gliela farò avere. Stasera? Come faccio? Ah, grazie, ne ero sicura. Ecco la medicina. Londra, che gran bella città. Fosse la mia. Forse lo è. Forse, sempre incertezza, niente di sicuro. Speriamo domani. Ah, domani. Ieri hai detto così e anche l'altro ieri. La donna non esiste, la firma è stata inventata. È un'illusione. Forse hai ragione. La macchina da stampa non ha raggiunto il suo scopo. Scusami, cara, ho detto una cosa ingiusta. No, è vero. Senti, lasciamo andare, Bob. Torniamo invece in America. Vedrai che troverai lavoro. Lavoro? Dopo quello che hai fatto? Che importa? Non è servito a render felice nessuno. Lasciamo stare. Io non ci tengo. No, non posso farlo, non posso lasciare le cose a metà ormai. Per via di Betta Brown? No, pensavo a te. La rivista non vale tutto questo, Bob. Ma tu sì. Ma io non c'entro. Già, non puoi entrarci per ora. Un uomo come me che ignora persino il proprio nome, che magari avrà moglie e un figlio, come ti può chiedere di sposarlo? Bob. È questo che desidero. E forse l'ho sognato fin da principio. Lascia stare. No, voglio aprire. Forse, forse è meglio così. Per il signor Robert Mitchell. Oh, grazie. Può aspettare. No, Bob. Non voglio più aspettare. Non posso. Va bene, aprila. Sarà un altro falso allarme. Guarda, Bob. Bob, guarda qui.
Ma cos'è questa fotografia? Chi l'ha mandata? Di chi è? Caro Bob, non puoi avere scordato Jimmy. Ti credevamo morto. Vieni appena ricevi questa mia. Baci, Delia. Delia Morel Romanov. Circo internazionale. Il circo internazionale? Sì. Sì, sono attendati a Hempstead. Hempstead? Prendiamo un taxi, vieni. Oh, buonasera. Mi dica, non hanno per caso un certo Bob Mitchell qui all'albergo? Sì, signore, è qui. Oh, bene, finalmente trova il suo albergo. Gli dica che vorrei parlargli. Il signor Mitchell non è in camera. Non c'è? No, signore, è uscito da pochi secondi. Oh. Però se vuole può telefonare domani mattina. No, non posso, giovanotto, riparto per la Germania stasera. Oh. Non ha idea di dove sia andato? Veramente non dovrei... Oh, stia tranquillo, io sono la persona che sta cercando. Io gli posso dire chi è. Ma davvero? Sì. In questo caso, signore, vada al circo internazionale. Ma non sapevo che fosse nella politica. Come ha detto, scusi? Non fa niente, Grissom. Al circo? Eh? Sì, signore, ci sono gli acrobati. Delia... Delia? Allora, senz'altro Bob. Grazie infinite. Tante belle cose. Eccoci qui. Cerchiamo qualcuno? Sì, vorrei vedere Delia, Morel e Romanov. Lei è il signor Mitchell? Sì. La signora Delia ha detto di andare al suo carrozzone. Non può sbagliare. Vada dritto in fondo, è dipinto in blu e oro. Ah, molte grazie. Andiamo a letto. Bella vita deve essere. Ehi, sveglia. Signor Mitchell? Sì. Beh, sì, è qui. La sta aspettando? No, ma è sempre l'inaspettato che accade. Oh, bravo. Dico, mi vuol far entrare? Lo chiederò al principale. Sì. Aspetti qui. Deve essere questo. Bella casetta. Ti piacerebbe vivere in un carrozzone? Capace di farlo? No, Bob. Sai che non voglio che abbia questi giocattoli. Gli monteranno la testa. Ma cara... Ti ho detto di no, Bob. Noi due possiamo fare i pazzi, ma Jimmy non farà l'acrobata. Da grande avrà un magnifico impiego, coi piedi ben piantati per terra, vero amore? Va bene, cara, come vuoi tu. Andammo in America. E hai veduto anche i pelli rossi con le penne? No, non portano più le penne. E hai volato quando eri in America? Soltanto sul trapezio, il trapezio volante. Anch'io volerò sul trapezio come te. Oh, tesoro, che sciocchezze stai dicendo. Che altre storie gli hai messo in testa?
Chi, io? Proprio niente, te l'avevo detto, no? Lo do adesso, che ne dici? Tanti auguri per te, tanti auguri per te, per il tuo compleanno, tanti auguri per te. 100 di questi giorni, caro. Questo serva a ricordarti di tornare presto. Grazie, Delia, è bellissimo. Ma tornerò presto in ogni caso. Ancora pochi mesi e sarò con voi altri. Di come sono andato stasera? Benissimo. Povero Morrel, ti porterò via il posto. Auguri, caro. Non c'è nessun cambiamento, è ancora svenuto. Senta, dottore, devo tornare al comando stasera. Crede che si rimetterà? Lo spero, ma non si può dir nulla per il momento. Avremo un cambiamento stanotte, o forse domani. Dottore, potrei vederlo. Mentre questa festa? Il mio compleanno, caro. Sembrerebbe incredibile, ma costui è nato. In Sudafrica. Non è stata colpa mia, dovevo stare con mia madre. Avanti, ho voglia di divertirmi. Ehi, ragazzi, vogliamo andare a far baldoria in città? Ehi, no, così va bene. Ehi, Mitch, Mitch avevo un cuore d'oro. Andiamo, Mitch, non vieni con noi, andiamo. Non me la sento stasera. Oh, coraggio, andiamo. Il guaio tuo, mio caro, è che tu non sai come si fa a vivere. Avanti, muoviti! Bitch, avevo un cuore d'oro, ma la vita pom pom pom. Un telegramma per lei. Ah, grazie. Whisky. Doppio? Portami la bottiglia e lasciala qui. Ma non ho il permesso di dare. Dai la bottiglia. Io sto per conquistare la Germania a modo mio, col mio comodo e non guardo in faccia nessuno. Proibito l'ingresso ai militari. Come ti chiami? Di che gruppo sei? Dove sei di stanza? Come ti chiami? Chi diavolo sei? Come ti chiami? Dove sei di stanza? Da dove vieni? Come ti chiami? A che gruppo appartieni? Come ti chiami? Come ti chiami? Bob Mitchell. Bob! Oh, caro, quanto tempo è passato. Sono venuto da molto lontano. Oh,
Bob, sei tornato. È un miracolo. Leslie! Con permesso, permesso, permesso. Leslie, ma dove vai? Che è successo? Mi volevi lasciare così? Che potevo fare, Bob? Ma tante cose, voglio presentarti Delia. Sono felice per lei, signora Mitchell. Signora Mitchell? Amore, ti sbagli, Delia non è mia moglie. Sono sua sorella, davvero? Certo. Sì, e questo è suo marito, il padre di Jimmy. Oh, ma lei è il signor Roman, no? Sì, ma non siamo parenti dello zar. Già, proprio così. Oh, Bob, io credevo... Lo so, amore. Non ho pensato a dirtelo. Ehi, Mitch! Ah, ma quanti cavalli ci sono in questo circo? Ah, caro Mitch, finalmente mi hai rintracciato, eh? Ah, già! Ha ragione, è il... Ma che cos'ho? La caccia è finita! Abbiamo concluso il romanzo. Un milione di lettori americani aspettano la gioiosa notizia. Quest'uomo vi farà morire. Un monumento alla felicità coniugale americana. Cara, ti presento il maggiore Betta Brown. Cosa? Maggiore Brown. È vero, signorina. Sono io la ragazza che stavate cercando. Ho perduto una gamba a Dunkerque e ora ne ho una di legno. E mi hanno messo un nomignolo. Brown? Gambetta di legno, gambetta Betta, Betta Brau. Simpatica ragazza, vero? Sì, ma io ero venuta a dirti chi sei tu. No, grazie Brown, so chi sono. Ah sì? L'uomo più felice del mondo.